Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break to Play, eccoci qui con la terra di mezzo, l'ombra di Mordor e siamo nella Mordor interna, siamo quindi nella mappa di... vediamo un attimino se ci viene detto come si chiama questa zona, perché non lo so sinceramente. Comunque, abbiamo sbloccato solo questa parte qui, in questo momento ci troviamo qui sulla riva. E io direi oggi di fare un'altra missione principale. Andiamo a scoprire cosa sta la regina della riva sui poteri dello spettro, quindi dobbiamo usare la mappa per spostarci qui. E iniziare questa missione. Poi magari nel prossimo episodio andremo a fare una missione che invece riguarda il passato di Celebrimbor e quindi la caccia con il nano. Ok, andiamo a correre in quella direzione. Salve schiavi. Abbiamo schiacciato un ragno. Regina della riva. Perfetto. Tieni. Ho trovato il martello di Mithril. Puoi dirmi perché alla mia anima è stata negata la morte? Sei stato vittima di un sacrificio di sangue. Come posso liberarmi? Distruggi la Mano Nera e i suoi seguaci e prenditi Mordor. Gli uomini di Gondor non mi aiuteranno. Non ti servono. Il tuo potere ti procurerà alleati, volontari o meno. Un esercito di orchi. Come? Come posso fare? La risposta è nella fortezza qui vicino, ma ciò che cerchi non rimarrà lì a lungo. Ok, ragazzi, un esercito di orchi. Abbiamo la possibilità di reclutare degli orchi. Che Marwen figo. consiglia rapidità. Il futuro va compiuto. Affrettati verso la fortezza senza farti scoprire. Ok. Vedremo di avvicinarci quindi a questa fortezza senza far scattare l'allarme. Ho sentito che presto arriveranno altri guerrieri. Perfetto. Vai, salta. Ok. Qui è pieno di orchi, dobbiamo stare attenti, quindi dobbiamo passare di là sicuramente. Bella questa ambientazione, ragazzi. Per fortuna qualcosa di differente dalla solita desolazione di Mordor. Ok, la fortezza è ancora là. Dobbiamo avvicinarci, abbiamo ancora 40 secondi. Cerchiamo di saltare la roccia per prendere un po' di velocità. Ok. Non è loro che cerchiamo, ma ciò che portano. Voglio salvarli comunque. Non farti accecare dai sentimenti. Secondo la regina, la chiave per ottenere un esercito di orchi è in questa fortezza. Marchiando quegli arcieri potremo formare un esercito e salvare quegli uomini. Ok, marchiando. Abilità sbloccata marchio. Mentre prosciughi i nemici, ora applichi anche il tuo marchio, facendo diventare tuoi seguaci. Figo. Ok, marchio tieni premuto E, marchio furtivo tieni premuto maiuscolo sinistro più tocca E, marchio a combattimento, abilità premi C con una serie di colpi caricata. Ok, quindi dobbiamo marchiare quegli arcieri in meno 3 minuti, obiettivo opzionale. Quanti sei? Forse dovrei esporre le loro budella al sole. Ora mi appartieni. Ok. Ma cosa? Ah, vabbè, riproviamo, dai.
Ci siamo fatti scoprire. Secondo la regina, la chiave per ottenere. Sì, va bene, io voglio andare a marchiare così. Marchiando quegli arcieri potremmo formare un esercito e salvare quegli uomini. Ok, quindi andiamo a marchiare appunto l'arciere qua sopra. Cerchiamo di essere più veloce. Gli uomini di Gondor sono un flagello. Questi mostri. Marchiamolo. Ora mi appartieni. Mi inchino a te. Ok. Vediamo di marchiare anche lui. Vediamo se. Che facciamo? Ehi, dai. Marchia, ok. Sarai assoggettato col terrore. Bene. Senza farci scoprire, ragazzi. Ok, stiamo attenti, eh. Ce ne abbiamo anche uno là sopra di arcieri. Che facciamo a marchiare questo sotto senza prima. Vabbè, andiamo prima da lui, vai. Ok, tiriamoci su. Guardate questi uomini venuti a massacrarci. Marchiamolo, perfetto. Mira la luce dei miei occhi. Contempla le fiamme blu che ti salveranno. Siamo in un'ottima situazione per adesso. Vediamo se. La mia vista penetrerà la tua volontà mortale. Ok, ragazzi. Volete vedere quanto sanguinano? Qui c'è un arciere qua sopra. Eccolo qui. Lasciati condurre dall'argento. Siamo a 5. 5 su 6. Ce ne manca uno. Abbiamo 1 minuto e 23 per fare l'obiettivo opzionale. Dunque. Merda, quello sta venendo proprio in qua adesso. Vediamo se riusciamo a evitare di farci individuare. Gli uomini di Gondor sono un flagello. Ok. Questi mostri hanno rubato le nostre. E marchiamo anche lui, perfetto. Se desideri la redenzione. Attiva gli arcieri marcati. Come facciamo ad attivarli? Attiva i. Ok, attiviamo anche lui, va. Ok, pronti ragazzi? 3, 2, 1. Fate un po' di strage, va. Ok. Quindi ora rispondono al nostro volere, in pratica. E? Ok. E quindi rispondono ai nostri comandi, in pratica. Vediamo di. Ok. Andiamo di. Ah, yeah. Questi due protettori qui. Perché non vi divertite? Oh, bravi. Via. Ok. E dovremmo aver finito, ragazzi. Possiamo anche fare il marchio a combattimento, che non è male come cosa. Non so per quanto dura questa abilità del marchio, però a quanto pare è molto utile, insomma. Mi ha mandato la signora della riva? La regina ha detto di attendere che lo scontro finisse, ma gli orchi ci hanno. Hai visto? Le sue visioni si avverano sempre. Sì, ma ti avevo detto di. Avete qualcosa per me? La regina ci ha mandati qui per questo. Thank you.
Ok, ottimo, il nostro amico elfo ne ha passati tutti i colori e forse ragazzi è stato anche un sottoposto di Sauron. Potrebbe essere. Che sta succedendo? Elimina rinforzi, marchia le arcieri in meno di 3 minuti. Ah, elimina rinforzi 0 su 20, ok. Va bene, no problema. No problema amico, no problema io essere grande Ramingo che spacca fuori in mezzo a tutti gli orchi. Vai. Facciamo un marchio da combattimento, vediamo se riusciamo a portare dalla nostra parte diversa gente. Ci fanno comodo alleati qui nel mezzo. Boom! A noi ci fa anche comodo buttare giù questi però, eh. Boom! Ok, vediamo lì. Quanto siamo? 16 su 20, vabbè. Andiamo, niente, ok, abbiamo preso un colpo da quella. Okay, wow, ok, è andata benissimo. Siamo finiti? No. Quelli sono, sì, quelli sono i nostri alleati. Sono, oh, scusi. Bello, bello, una freccia al volo mentre ci sta per colpire, insomma, ottimo. Bene, abbiamo terminato quindi questo raccogli erbe per ripristinare la salute, va bene, ok, abbiamo completato questo, la regina della Riva. Uccidere Yuruk è un conto. Convincerli a seguirci è tutta un'altra storia. Sì. È un dono. Possiamo usare l'arma del nemico contro di lui. Ok ragazzi, allora abbiamo una nuova missione, il potere dello spettro, che probabilmente ci porta avanti in questa cosa. Mi ha intrigato molto la visione che abbiamo visto del nostro amico elfo, perché sembrerebbe quasi che magari tipo, ora non so se dico cazzate perché comunque... Ok, e dicevo, sembrerebbe quasi, ora magari dico le cazzate perché comunque Tolkien ha scritto davvero tanta roba su tutto il discorso anche di Mordor e di tutti i seguaci di Mordor, però potrebbe anche essere che l'elfo è diventato tipo la mano di Sauron e magari il suo spirito è tipo uscito dal corpo e quindi ci sta accompagnando per tornare appunto indietro. Comunque c'entra qualcosa con la mano di Sauron, perché è proprio la mano di Sauron che cercava l'elfo, che ha detto elfo torna da me all'inizio del gioco. Comunque qui abbiamo delle informazioni ragazzi, vediamo se ci sono nuovi capitani a giro. Tarsi il coltello, c'è tutto un altro esercito. Ukrom il testa grossa, comandante Erit, ok. Ragazzi, abbiamo un sacco di nuovi tizi da uccidere, quindi il gioco, diciamo, probabilmente siamo tipo a metà del gioco. Congeda, congediamolo. Calmati. Ok. Ho sentito che c'erano due battaglioni. Perfetto. Ok, ragazzi, allora, liberiamo questi schiavi. Possiamo liberare? Difensori che andavano nella stessa direzione. Sei peggio di un animale. Dov'è l'orco? Qui. Ok, abbiamo liberato questi schiavi, abbiamo una missione disponibile e quindi appunto siamo pronti a continuare nel prossimo episodio. Ok ragazzi, allora guardiamo che mappe abbiamo qui. Abbiamo scogliera di Cabgwanat, la peschiera di Nuren, qui abbiamo Morn, Roccaforte e abbiamo Vaiaudun. Ok, ma noi siamo passati da tutt'altra parte a quanto pare. Vabbè, comunque insomma abbiamo diverse zone, quasi tutte costiere, sembrerebbe, forse qui c'è qualcos'altro, vabbè. Comunque lo faremo tutto nel prossimo episodio ragazzi, cercheremo di fare magari la missione del nano che abbiamo ignorato questa volta. E come sempre, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, lasciatemi un commento ed iscrivetevi a Break to Play. Un saluto a tutti da Nicolas, ci vediamo nel prossimo video.